In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia, l'UNICEF ha organizzato l'iniziativa Go Blu, monumenti illuminati di blu anche in molti centri della provincia di Isernia, per chiedere che per ogni bambino ogni diritto sia garantito e realizzato. Intanto bene l'UNICEF, perché per questi trentennale della dichiarazione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza abbiamo stilato proprio un protocollo d'intesa con l'UNICEF e con l'ufficio scolastico per fare una serie di iniziative sul territorio. È una importante, 30 anni sono tanti, perché si lavora con i minori e soprattutto per i minori. Nel 1989 è stato stilato e voluto da 196 paesi del mondo, quindi oggi ci siamo tutti 196 paesi che festeggiano questa convenzione. Noi qui in Molise veramente siamo sempre molto attenti, perché io dico sempre, quando vado nelle scuole, riferisco sempre una bellissima frase di Anna Frank, che dice: ci potete tappare la bocca, ma non ci potete impedire di avere un'opinione. E questo è bellissimo. Io invito sempre i ragazzi ad avere un'opinione, ad esprimere ciò che sentono. Peraltro, per celebrare i 30 anni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presso l'Istituto Tecnico Enrico Fermi è stato organizzato un convegno che ha visto la partecipazione di illustri relatori. I 30 anni sono importanti, come tutti i compleanni, no? Che cadono nel decennio. In effetti abbiamo presentato dei dati e per la prima volta presentato qui alla Regione il 27 settembre UNICEF e Associazione Cammino relativamente proprio ai risultati dei 30 anni. In tutta Italia, non soltanto in Molise, si è fatto moltissimo per quanto riguarda proprio l'emersione della violenza, che purtroppo spesso viene protratta a danno dei bambini e degli adolescenti. Molti interventi sono sicuramente da fare. Ogni regione si è data degli obiettivi per il futuro, perché abbiamo dei dati che sono decisamente in questo momento ancora troppo negativi.